E così ho iniziato a suonare con loro, capito? Okay. Domanda, se vogliamo, che un po' si allontana dal panorama dei Criminal Jokers, come va con i Valrus? Queste informazioni sono riservate. C'è il no comment. Come va? No, va bene, va bene. Abbiamo registrato i provini del secondo disco. Il primo e unico disco è uscito 2 anni fa. Nel frattempo abbiamo fatto qua quasi un 70 date tipo. Dopodiché ci siamo fermati un attimo, abbiamo iniziato a registrare i provini, tempo permettendo, soprattutto mio. E però dovremmo andare a registrare a fine estate con lo stesso fonico che ha registrato il primo disco, che è Lorenzo Ari, fonico di sala in questo momento di Perturbazione, Massimo Volume e Toys Orchestra. E niente, quindi appena lui avrà un giorno libero, perché ti puoi immaginare, sta facendo il fonico di sala a 3 gruppi, ci chiamerà. Dai giorni in cui suonavate per la strada, lo rifate, dai, una volta si può rifacciamo. Il problema è che appunto si eravate col gruppo di continuità una volta. Ora è tanto che non siamo appesi. Il discorso di suonare per la strada, appunto, dall'ultima volta è stato un po' cioè, diciamo che ci si è perso anche un pochino le speranze, perché siamo ritrovati in una situazione per cui se c'era qualunque altra persona a suonare sarebbe stato uguale, c'era una mandria di briai e basta, cioè, non è per quello che si fa, cioè, non è in quel modo che stupisci la gente, le vecchie, tutti, cioè. Quindi cioè, appunto, è bello farlo dal momento in cui riesci a stupire, non nel momento in cui ti senti partecipe di un comunismo generale per cui appunto non c'è il palco, vai lì e suoni. Assolutamente no, però. Quindi c'è tanta gente che fa questo, boh, perché appunto si ritrova una chitarra a mano, per caso si mette lì e suona. Quindi l'ultima volta appunto ci ho avuto personalmente io un po' questa sensazione qui, quindi magari sicuramente si rifarà, cioè abbiamo rifatto fuori, cioè quando capita. Cioè, secondo me è ganzissima come cosa, ci si diverte anche tanto noi. Si diverte. Però appunto, sempre è un discorso delicato, secondo me. Okay. E adesso invece siete con una grossa pubblicazione, distribuzione nazionale. Se vi guardate indietro, ora come state? Bene. Ora risposto lui. Bene. No, cioè non è che sia cambiato tanto, perché comunque sia tutto quello che sta succedendo è appunto parte da noi, dalla autoproduzione al discorso di andarsi a cercare le cose, quindi appunto non è che dipendiamo da altri, cioè è tutto sotto il nostro controllo, capito? Quindi cioè è solo che stiamo crescendo e crescendo come gruppo cresce anche, diciamo che impari anche come funziona, cos'è un ufficio stampa, tutte queste cose qui. Noi non siamo gli stessi, perché siamo cresciuti, si suona meglio di prima e appunto tutto va di conseguenza, capito? Va bene, noi ringraziamo i Criminal Jokers, speriamo di rivederli a Pisa, a Livorno, in tutta la Toscana ma anche altrove, e niente, facciamo in bocca al lupo per la stagione anche dei live che vi aspetteranno, ci si vede a Pisa. Ci si vede anche dopo. Ciao ciao.